Zanetti, la marca Fuzza ha sempre la possibilità di raggruppare la difesa e di rubare il pallone. 12 minuti e 20, pala Mazzalovo Montebelluna, risultato intanto qui derby Veneto, marca 2, Luparense 0. Alla rimessa Vampeta, palla adesso sulla destra verso Pellegrini che cerca di chiamare in causa Gabriele Ayala, ancora verso Vampeta, la palla verso Emanuele Ayala ma non trova il compagno, l'esperto giocatore e capitano della Luparense. Alla rimessa quindi va Patrick Nora verso Jonas che chiama in causa subito Bertoni, ancora Jonas, ancora Nora che salta molto bene adesso Emanuele Ayala, poi ancora Nora propone questa palla verso Jonas, palla arriva nel mezzo a Bertoni e all'ultimo momento ancora Emanuele Ayala chiude l'azione in fallo laterale. Eh sì, bisogna ammettere che la marca ha le idee molto più chiare. C'è un nuovo time out, noi andremo subito sulla panchina della marca ad ascoltare le parole di Tiago Polido. La palla è girata, questo primo che viene in mezzo va via, viene il secondo, raga, raga, stiamo scaricando la palla e andare diretta, ok? Poi loro creano la prima linea e siamo in difficoltà, ok? Al limite mettiamo la palla in parallelo, in diagonale e perdiamo la palla, facciamo quella scarica in faccia, contro movimenti, mi fermo lì un attimo, ok? Va bene? Stiamo andando diretto, a scaricare la palla da diretto, no, facciamo quel movimento, siamo più appoggiati, ok? Abbiamo più set di palla adesso, va bene? Un altro discorso, abbiamo zero falli, ragazzi, con una transizione, facciamo falli. Dai, okay? Dai, 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 dai. Credo abbia dato delle giuste indicazioni, vuole una squadra che faccia più possesso palla, per cui i tagli non devono essere lunghi ma tagli corti per stare sempre vicino al compagno e dare più possibilità al compagno di scelta del passaggio. E poi altra cosa, giustamente zero falli, su una transizione commettiamo fallo perché non dobbiamo rischiare. Attenzione adesso perché la Luparense comunque rimane in partita nonostante il 2-0, c'è cioè adesso l'impostazione Pellegrini che chiama in causa Vampeta, ancora verso Pellegrini, quindi Emanuele Ayala che ancora chiama in causa Pellegrini, poi ancora lo stesso Emanuele Ayala verso Vampeta. Luparense che sconta molto l'assenza di un pivot davanti, non trovano la profondità i giocatori ospiti. E adesso però guadagnano comunque una rimessa laterale da posizione molto interessante, dove andrà Emanuele Ayala a provare a chiamare in causa, in questo caso troppo indietro Pellegrini, e quindi si riparte con l'impostazione ancora Emanuele Ayala, uno contro uno con Bertoni e va direttamente alla conclusione, parata facilmente dobbiamo dire da Feller. Sì, ma il problema è che se va in impostazione un giocatore come Vampeta che è il finalizzatore, c'è qualcosa che non va e questo è il problema fondamentale. Evidentemente manca un po' di qualità nell'impostazione del gioco, Vampeta lo sente e probabilmente va dietro per cercare di risolvere il problema. Adesso lo stesso Vampeta ha trovato, bellissimo, ha trovato Emanuele Ayala che buca Feller, primo gol subito in casa dalla marca, rientrano in partita i giocatori della Luparense. Ripetiamo, Vampeta che trova molto bene Emanuele Ayala, grande gioco di gambe e sinistro che batte Feller. Sì, qua questo per dare il senso della cosa, era proprio quello che non voleva l'allenatore, che invece i giocatori continuavano a cercare, cioè la palla in mezzo per il pivot che è l'unica maniera per dare profondità alla squadra. Ayala stava giocando molto bene e ha meritato questo gol perché era uno dei pochi che cercava di velocizzare l'azione della marca. Sei stato un po' polemico nei confronti quindi di Giulio Fernandez Correa? No, assolutamente, però spesso il problema è che spesso gli allenatori si rendono meno conto dei giocatori delle difficoltà dentro al campo. Non era polemica la mia, però evidentemente i giocatori sentono la necessità di andare in quella posizione per dare profondità alla squadra. E infatti hanno trovato il gol che riapre completamente la partita, da giocare 5 minuti e 43 della prima frazione di gioco, con la marca in vantaggio sì, ma solo 2-1 sulla Luparense. Attenzione adesso ancora Emanuele Ayala in posizione centrale, viene fermato da Feller, ma fallo di mano di Ayala, cadendo ha commesso il quarto fallo. C'è un fallo di mano, sì, non era stata molto chiara la cosa, ma ecco, rivediamolo, sì, lo vediamo adesso si vede bene, eccolo. Nel frattempo comunque l'azione si sta sviluppando per la marca,
Vediamo all'impostazione Feller da giocare 5-19, 2-1 per la marca, la palla veloce sulla sinistra verso Bellomo e c'è un fallo in attacco chiamato a Bellomo, quindi all'impostazione va Cilavert per la Luparense. Sì, probabilmente stava cercando di prendere posizione, si è aiutato con le braccia, l'arbitro era molto vicino. Ancora Emanuele Ayala che sta giocando alla grande adesso, chiama in causa subito il fratello, il gemello, il Gabriel Ayala, poi ancora Vampeta, Emanuele Ayala, attenzione, gioco di gambe, palla sulla destra verso Cilavert, Vampeta ancora, Cilavert, Gabriel Ayala, Emanuele, Gabriel, palla verso Cilavert, Vampeta, molto arretrato, Cilavert, Gabriel Ayala, Emanuele Ayala, attenzione a Vampeta, posizione centrale, Vampeta avanza, poi scarica verso Cilavert che chiama in causa Gabriele Ayala, ancora Emanuele, non trovano l'imbucata giusta i giocatori della Luparense e poi la palla arriva a Feller che va subito all'impostazione ma non trova Bellomo. Stranamente il gol della Luparense ha confuso un po' la marca che è andata in difficoltà. Marca adesso, che non è abituata a subire gol in casa. Tra l'altro adesso è migliorata anche la qualità del passaggio e la circolazione di palla della Luparense e i giocatori faticano molto a riprendere la posizione difensiva. Bertoni all'impostazione per la marca verso Patrick Nora. Patrick Nora con calma verso Bertoni. Bellomo. Bellomo uno contro uno toccato da Gabriel Ayala. Subisce fallo, quinto fallo. E questo è un fallo molto importante perché mancano 4 minuti e 4 e la Luparense sarà costretta ad abbassare la pressione. E questo è molto rischioso. Ricordiamo la regola. Sì, dopo il quinto fallo, dal sesto fallo in poi c'è un tiro libero dai 10 metri e la Luparense abbassando la pressione rischia molto contro una squadra di qualità come la Marca Futsal. Sulla palla intanto va Patrick Nora, 2-1, 4 minuti da giocare della prima frazione di gioco, molto comodo potrebbe essere il passaggio verso Bertoni e anche Jonas sono liberi sulla sinistra. Attenzione che se si allarga Cilavert ci potrebbe essere la palla per Bellomo. Sì, per Bellomo che sì, che è quasi all'altezza del portiere. Vediamo. Nora. Cerca proprio Bellomo, ma non lo trova e possono ripartire i giocatori della Luparense. Attenzione adesso a Vampeta. Bella la sua conclusione, volante fuori però. Eh sì, non è il suo piede il sinistro. Ha cercato di fare quello che ha potuto anche perché non aveva il tempo per mettere giù il pallone. Arrivavano sia Jonas che Nora e ha dovuto accelerare. Adesso la pressione comunque della Luparense si fa sentire, i giocatori della marca perdono palla e la Luparense va in avanti ancora con Canal che viene chiuso molto bene da Patrick Nora, quindi alla rimessa va Canal ancora verso Vampeta, Gabriel Ayala, uno contro uno con Jonas, palla poi ancora per Vampeta che chiama in causa Canal che si accentra, va alla conclusione che poi viene sporcata, quindi Cilavert. Cilavert ancora cerca Gabriel Ayala sulla sinistra che sbaglia tutto, non trova Vampeta. E questa era una buona opportunità, la qualità del passaggio di Gabriel Ayala non è stata buona su Vampeta, la difesa della marca era squilibrata completamente. L'impostazione adesso Jonas verso Bertoni, chiamava palla Wilkel ma non viene visto sulla sinistra, così ancora Nora va all'impostazione verso Jonas, adesso Wilkel, Nora. Adesso mancano 3 minuti alla fine del primo tempo e la marca sta gestendo il minimo vantaggio alla palla Mazzalovo, ricordiamo in vantaggio quindi la marca 2-1 sulla Luparense nel sentitissimo derby veneto. Sì, vedi la marca sta accelerando, sta cercando l'uno contro uno laterale per far commettere il sesto fallo alla Luparense e come sostenevo io prima si è abbassata un po' la pressione da parte dei giocatori della Luparense. Grande lotta adesso tra Wilkelm e Vampeta. Guardate, non si risparmiano i due capitani e così poi ne viene fuori soltanto una rimessa. Sulla palla va Bertoni con calma, dobbiamo dire. Nel frattempo c'è un cambio volante per la Luparense. È uscito Gabriel Ayala, autore di quel pessimo assist di poco fa. Diciamo, ha vanificato un'azione invece d'attacco molto interessante della Luparense. In campo c'è adesso De Oliveira. Nuova palla in avanti in attacco, zona d'attacco per la marca che chiude così questo primo tempo in avanti alla ricerca del doppio vantaggio. Ma bisogna sottolineare che nel finale del primo tempo la Luparense ha avuto la meglio,
sta giocando sicuramente in maniera diversa, più aggressiva, più fluida dal punto di vista dell'organizzazione del gioco. È cambiata la partita con quel gol del 2-1. Jonas all'impostazione per la marca verso Wilhelm, che chiama in avanti Bertoni, prontamente verso ancora Patrick Nora, fermato molto bene da Canal. All'impostazione De Oliveira chiama subito dietro in causa Fampeta, palla sulla destra ancora verso De Oliveira scarica verso Chilavert, ancora per Fampeta verso Canal, Chilavert, De Oliveira. Ha preso veramente confidenza la Luparense, che adesso sta attaccando a piano organico. Attenzione alla conclusione di De Oliveira, ancora una volta pericolosa la Luparense, e c'è angolo. Gli arbitri non se ne erano accorti subito. No, probabilmente è stata segnalato male, si è reso subito conto che stava commettendo un errore clamoroso. Vediamo perché l'angolo è nettissimo. Vediamo l'impostazione Vampeta ancora per la Luparense, Chilavert verso Vampeta ancora sulla destra, poi Vampeta chiama in causa ancora lo stesso Chilavert verso Canal, De Oliveira, Chilavert ancora verso Vampeta. Vampeta va all'uno contro uno con Jonas, non lo salta, non trova neanche sulla destra De Oliveira per l'opposizione di Bertoni. Sì, buona diagonale difensiva di Bertoni. Adesso rientra Padias, cercano di dare un po' di profondità alla squadra, ma devono fare attenzione in fase difensiva perché la Luparense ha preso il sopravvento. Vampeta, bellissimo questo lancio sulla destra, a cambiare completamente il gioco verso De Oliveira, che viene chiuso, si riprende quindi con una nuova rimessa in gioco. 1:10 da giocare, pala Mazzalovo, Montebelluna, derby veneto, in vantaggio la marca 2-1 sulla Luparense. Break adesso della marca con Jonas, attenzione, Jonas ha cercato di chiamare in causa Padias, non l'ha trovato, si riprende quindi con un angolo da sinistra. Ha rischiato tantissimo Chilavert perché ha tenuto Padias nel contropiede, l'arbitro non si è accorto, sarebbe stato il sesto fallo e la punizione libera. Attenzione alla conclusione di Padias, deviata, è nuovo angolo ma stavolta da destra. Quindi vediamo chi va. Con 1:01 da giocare, Patrick Nora sulla palla, in mezzo c'è una deviazione, si riprende quindi con una nuova rimessa affidata a Jonas. 59 secondi da giocare in questa prima frazione. Attenzione alla bella conclusione però alta di Wilhelm. No, buono schema perché Wilhelm è arrivato a calciare, era ben posizionato anche Patias sul secondo palo, la palla è finita alta. De Oliveira, Pellegrini, ancora Pellegrini verso, potrebbe scaricare verso Chilavert, così fa infatti, ma non lo trova per l'opposizione di Jonas, che poi chiama in causa sulla destra Wilhelm. Wilhelm cerca Patrick Nora, avanzato, c'è la rotazione di Nora che sta retrocedendo, adesso torna in avanti. E così vediamo Jonas ancora con calma all'impostazione, con 30 secondi da giocare, verso Wilhelm. Wilhelm e ancora la palla arriva sulla destra a Nora, così verso Patias, chiude in avanti la marca ma con calma, gestendo il minimo vantaggio. 17 secondi da giocare, a terra Jonas, gli arbitri non vedono fallo, così ancora la Luparense avrà l'opportunità, 8 secondi in attacco, di cercare il pareggio. No, invece preferisce gestire addirittura questa palla con calma Pellegrini. E la prima frazione si conclude così con il vantaggio di 2-1 della marca sulla Luparense. Ma tutto sommato è un risultato giusto, buonissima la partenza della marca che ha avuto predominio per gran parte del primo tempo, poi è uscito fuori il gol della Luparense e da quel momento la Luparense ha giustificato il gol e ha giocato molto bene mettendo in difficoltà la marca. Adesso il secondo tempo dipenderà molto dall'approccio mentale che le due squadre avranno quando rientreranno in campo. Palla Mazzalovo quindi di Montebelluna, come vediamo anche dalla grafica, primo tempo, marca 2, Luparense 1, i gol di Wilhelm e Coco per la marca e di Emanuele Ayala per la Luparense. E noi per il momento diamo la linea allo studio, la riprenderemo fra qualche minuto per tornare in diretta per questo bel secondo tempo di una gara davvero interessante. A fra poco. Nuovamente collegati dal Palla Mazzalovo di Montebelluna, siamo nell'intervallo tra primo e secondo tempo
della nona giornata del derby veneto. Ricordiamo il risultato: 2-1 in vantaggio la Marca sulla Luparense. Noi siamo in compagnia in questo momento con il presidente della Marca, Massimo Bello. Buonasera. Allora, Marca che diciamo è tra le favorite per questo scudetto con la Lazio, e ricordiamo lo stesso Montesilvano, e la Luparense che rimane in corsa. Abbiamo visto una bella reazione dopo il doppio vantaggio vostro. Sì, beh, diciamo che stiamo vedendo un bello spettacolo, un buon pubblico, penso che sia positivo per il nostro calcio a 5. Vedo un campionato buonissimo con delle squadre importanti. Non è facile in ogni campo, perché ho fatto un po' qualche riunione con i nostri tecnici e le ultime partite che abbiamo fatto abbiamo trovato veramente tutti i campi non facili. Si sta giocando a un buon livello, secondo me. Parlavamo poco fa anche del vostro settore giovanile, con fiore all'occhiello della società. Sì, beh, in questi 6 anni siamo riusciti a creare veramente un settore giovanile all'altezza della nostra diciamo, società in questo momento. Pensiamo di continuare e di investire in questo, perché il calcio a 5 in questo momento può dare tanti giovani, e quindi noi siamo veramente felici, siamo riusciti soprattutto nei piccoli a arrivare a quasi 50-60 bambini in questa stagione. Tra l'altro abbiamo visto un 94 in lista, certo, oggi. Un 94 che arriva dal nostro settore giovanile, e siamo veramente felici, continueremo moltissimo su questa strada. Poco fa tra l'altro abbiamo visto suo figlio, che è un 96, Lorenzo, sì. Che anche lui gioca con voi nei giovanissimi. Sì, nei giovanissimi. Quindi, diciamo, è una passione di famiglia questa. Beh, ormai. Cosa pensa per questo secondo tempo? Ma noi abbiamo avuto un momento, secondo me, che potevamo chiudere la gara, però c'è stata una buona reazione della Luparense che non si arrende mai. Però io penso che ce la giochiamo fino alla fine, sperando di continuare con questo risultato. Noi ringraziamo Massimo Bello. Grazie, presidente della Marca. Grazie. E andiamo sugli highlights del primo tempo. Vediamo quindi che cosa è successo nei primi 20 minuti di gioco. Nel frattempo c'è l'internazionale Massini che sta per dare il via alla seconda frazione. Noi stiamo andando sui nostri highlights. Qui vediamo la Marca in avanti. Che bellissimo qua il primo gol. Sorpreso Vampeta in 1-1, era appena iniziata la partita. Gran sinistro sul palo opposto, molto difficile. Weber fuori posizione, un po' troppo largo. Diciamo che all'inizio aveva iniziato benissimo la Marca, poi però la Luparense è tornata in partita. Beh, ma quel gol ha riacceso gli entusiasmi, e secondo me è stato un ottimo gol, e in realtà poi secondo me Emanuele Ayala è stato l'uomo che ha creato proprio il break, ha acceso la scintilla di questa Luparense. E di nuovo in diretta quindi dal Palamazzalovo per questo secondo tempo. Con subito Cilaverta l'impostazione per la Luparense. Luparense che cerca di rientrare subito in partita, di trovare subito il gol del pareggio. Ricordiamo sempre il vantaggio della Marca 2-1. Da giocare, come possiamo vedere, 19 minuti e 50 della seconda frazione. Ma che secondo tempo ti aspetti? Beh, io credo che le due squadre continueranno a giocare per vincere. Attenzione a Nora. Nora che cerca subito Bertoni, che è costretto a riprendere il gioco da arretrando il baricentro, chiamando in causa Coco, che comunque guadagna una rimessa dalla sinistra. Qui un po' troppo lezioso Coco, ha rischiato di perdere palla, è un po' inciampato. Queste sono situazioni che non devi lasciare alla squadra avversaria, perché questa partita si giocherà su un episodio, devi farlo tuo, e questa è la cosa più importante. Feller cerca Bertoni e non lo trova, e così la rimessa va subito Canal. È comunque una Luparense molto più aggressiva e ha approcciato meglio il secondo tempo, sta continuando il gioco della fine del primo tempo, molto più rapido, più veloce, e va un po' in difficoltà la difesa della Marca. Marca che comunque protegge palla, come abbiamo visto, chiude molto bene in questo caso lo spazio ai giocatori padovani. Ricordiamo, è un derby tra una formazione della provincia di Treviso e una della provincia di Padova, quindi derby molto sentito tra due formazioni che hanno fatto la storia del calcio a 5 di questi ultimi anni. Beh, la Marca è, diciamo che è una nuova realtà che sta prendendo
piede nel campionato italiano. L'altro anno ha vinto la Coppa Italia, ha perso in finale lo scudetto, ma sta prendendo un po' le veci della Luparense. C'è molta rivalità tra queste due squadre, molto sentita soprattutto da parte della Luparense, che è abituata bene, ha vinto 3 degli ultimi 4 scudetti e non gli va giù che, insomma, psicologicamente, che un'altra squadra veneta prenda il sopravvento. Nora all'impostazione per la marca, ancora lo stesso Nora che scarica sulla destra verso Bellomo, rapida questa intuizione verso Coco, e c'è poi il fallo di Canal. È bellissimo il giro palla della marca, poi Coco qui fa un numero perché trova Bertoni che va in sovrapposizione. Fallo di mano di Canal, primo fallo. Ecco, un'altra situazione che potrebbe essere determinante per questo. Ah, no. Qui non c'è fallo, non c'è fallo per gli arbitri. Sì, mi è sembrato molto molto importante il fallo, che ha la spinta di Cilaverte ai danni di Coco. Sì, c'era probabilmente fallo, non visto in questo caso, invece qui viene visto il fallo di Bellomo su Cilaverte, quindi si riprende con una punizione a favore dei bianco-blu della Luparense. Vediamo questa punizione affidata a Cilavert, che può chiamare in causa comodamente Pellegrini o Vampeta sulla sinistra. Vediamo, Pellegrini invece ha chiamato in causa invece Vampeta, quindi adesso Pellegrini all'impostazione, ancora verso Vampeta che cerca ancora Pellegrini sull'au destro, ed è chiuso al momento della conclusione da Coco. Bene, l'1-2, molto veloce Pellegrini che va sulla fascia e calcia, e Coco riesce a metterci un piede e poi finisce sui tabelloni pubblicitari. Vedremo come riprenderanno le operazioni per la Luparense. Luparense che cerca il gol del pareggio, adesso la palla verso Vampeta che è costretto a retrocedere e chiamare in causa probabilmente Pellegrini, così è. Poi Weber va alla lunga impostazione sulla sinistra verso Cilavert, che viene chiuso al momento dello stop da Coco. Coco stesso poi mette la palla in fallo laterale. Sì, ha sporcato questo passaggio e permette alla sua squadra di riprendere. L'arbitro probabilmente non ha visto la deviazione perché concede fallo laterale alla marca. Sì, fallo laterale verso Bertoni, affidato a Bertoni. C'è intanto però una ammonizione, è stato ammonito Cilavert. Vediamo un momento di concitazione, c'è Bertoni che va con la, dovrebbe far riprendere il gioco. Vediamo un momento di confusione, se vogliamo definirlo così, con Bertoni che poi chiama in causa Patrick Nora, costretto a lasciare palla e quindi a permettere a Vampeta di andare a calciare questo angolo da sinistra. Sì, qui il clamoroso errore da parte della marca, che regala praticamente il pallone ai giocatori della Luparense. Luparense un po' nervosa, dobbiamo dire, in questa seconda frazione. Adesso c'è Canal all'impostazione verso Pellegrini che non trova Canale, quindi riparte la marca sulla destra con Coco verso Patrick Nora. Patrick Nora con calma gestisce il pallone, poi dopo velocizza leggermente, poi preferisce invece ancora scaricare verso Bertoni all'indietro, poi Bellomo che non trova Bertoni ma lo trova Nora. Attenzione a Bertoni viene chiuso al momento del tiro e riparte quindi rapida controfuga da parte dei giocatori della Luparense, e qui Feller salva su Pellegrini. Miracolo, perché su quell'azione due giocatori della marca erano rimasti a terra, era un contropiede 4 contro 2, ci poteva stare il fallo perché qui in realtà poteva essere calcio di rigore, ma Feller ha compiuto un autentico miracolo sul tiro di Pellegrini. Sempre 2-1, quindi 3 minuti giocati nel corso del secondo tempo. 2-1 il vantaggio della marca sulla Luparense nel derby veneto. Alla rimessa in gioco va De Oliveira adesso dalla destra, proprio sotto la nostra postazione. De Oliveira che chiama in causa Pellegrini, poi sulla destra ancora Vampeta. Vampeta si accentra, chiama nuovamente al gioco Pellegrini, poi De Oliveira, ancora Canal sulla sinistra, Pellegrini, De Oliveira, Vampeta. Pellegrini si allunga troppo
la palla, ma Bellomo non ne approfitta. E qui adesso è un momento di stanca la partita, perché il gioco non decolla, spesso le difese hanno la meglio sugli attacchi. Sì, nel frattempo una nuova ammonizione, in questo caso il cartellino giallo viene sventolato a Pellegrini. Dicevamo del nervosismo della Luparenza, che vorrebbe rientrare in partita ma probabilmente sente questa difficoltà, non riesce a trovare il gol del pareggio. Ma non è semplice, ecco, in questa occasione per esempio è stato bravo Bellomo a prendere posizione, Pellegrini è stato costretto al fallo perché la sua squadra aveva consentito un passaggio centrale di 30 metri e il pivot aveva ricevuto palla, poteva essere pericolosissimo. Invece per quello che riguarda la mozione Civita Verde, se quello che abbiamo visto era quello giusto, lì il fallo era netto, il fallo laterale, probabilmente lui ha protestato per quel fallo laterale non assegnato e è stato ammonito. Attenzione a Bertoni, Bertoni che non trova Patias e quindi Vampeta riparte, viene fermato fallosamente da Bertoni. Ammonizione di Bertoni, calcio di punizione della Luparenza. Siamo proprio sotto la postazione, mi è sembrato avesse colpito nettamente il pallone. Adesso se ci aiuta la regia possiamo rivedere. Certo, la partita si è un po' innervosita, come dicevi te, un po' da parte di tutti e due. Vediamo qua. Vediamo. Palla nettissima, non c'era fallo. Assolutamente fallo. Infatti noi eravamo palla vicinissimi, nettissima. Abbiamo visto che Bertoni era intervenuto nettamente sul pallone. Però siccome l'arbitro internazionale Massini era vicino, non abbiamo voluto contraddirlo subito, anche se c'era sembrato che il fallo non ci fosse. No, era nettissimo, era qui. Bertoni aveva colpito il pallone in pieno. Attenzione adesso a Canale. La palla verso Pellegrini, poi De Oliveira per Pellegrini. Pellegrini che cerca sulla sinistra ma non lo trova Vampeta. E quindi comoda questa rimessa per il Wilhelm della Marca, che chiama in causa subito Feller. Feller cerca e trova Patias sulla sinistra, ancora verso Wilhelm, circolazione adesso della Marca con chiamato in causa Jonas. Wilhelm ancora, Wilhelm che però non riesce a trovare compagni. De Oliveira però si porta fuori il pallone, un momento di confusione con la Marca, che però passano i minuti e si trova sempre in vantaggio di un gol in questo sentito derby veneto, che comincia a essere anche un po' nervoso. Ma è nervoso, è giusto che sia nervoso, l'importante è che rimanga tutto nei canoni della correttezza. Abbiamo visto attenzione a Jonas adesso, l'ingenuità clamorosa della difesa della Luparenza. E attenzione adesso dall'altra parte, Emanuele Ayala, chiuso al momento del colpo di testa eventuale o del tiro da Feller. Questa è una buona intuizione da parte di Willem. Non ha creduto Patias di andare nello spazio. Vediamo quindi Vampeta, ma Vampeta tra l'altro che sta uscendo. Adesso rientra Gabriel Ayala. Vedremo questo quintetto della Luparenza che cosa riuscirà a fare con De Oliveira che sta scaricando verso Gabriel Ayala. Emanuele Ayala, c'è Cilaverta sulla destra. Cilaverta chiamato in causa adesso. Cilaverta sale, trova sulla destra molto bene De Oliveira, ancora Cilaverta, la conclusione